Area archeologica di Pompei, visitatori in grande crescita dopo il lockdown, è partito il bando internazionale per individuare il nuovo direttore, Virginia Volpe. Pompei, luogo unico al mondo con le sue domus, le ville, il foro. L'eterno presente di una città romana immortalata dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il Ministero dei Beni Culturali lancia il bando internazionale per il ruolo di direttore del parco archeologico, ora retto ad interim dal direttore generale musei Massimo Osanna. Immaginiamo che arriveranno molte candidature e parteciperanno i migliori al mondo, ha dichiarato il ministro Dario Franceschini. Negli ultimi anni, con il grande progetto Pompei, molti edifici sono stati messi in sicurezza e restaurati. Adesso inizia la seconda parte della sfida, i lavori da fare intorno al sito, ha aggiunto il ministro. E Pompei si conferma tra i luoghi dell'arte più visitati del nostro paese. Dal 2014 al 2019 gli ingressi sono aumentati quasi del 50%. E anche alla fine del lockdown di questa primavera i turisti sono tornati a visitare gli scavi, a passeggiare sulle antiche strade romane. È l'estate più calda di sempre, a dirlo sono gli scienziati di Stato.